Grazie, vi chiedo scusa, ma il video di apertura questa volta la facciamo così. Non abbiamo avuto tempo di fare l'intro, che è subito partito questo bolide. Buongiorno amici e buona serata. Surfcast in Liguria. Eccoci amici. Non abbiamo fatto in tempo a fare l'intro, che è subito arrivato a trovarci la regina. Una meravigliosa orata. Quest'oggi siamo qua a Paraggi, direi che questo video cala sole fine marzo sta già partendo fortissimo. A dopo amici. Niente, quest'oggi il video lo iniziamo così. Siamo nella bellissima baia di Paraggi ed è partito subito forte questo nuovo video. Fine marzo. Baia di Paraggi, una in assoluto delle mie preferite. Tra il comune di Santa e quello di Portofino. Quest'oggi siamo da soli, quindi il video dei recuperi saranno ben difficili da vedere a meno che non monto il cavalletto. Che dire? Volevo già dire che avremmo dovuto aspettare che andasse via il sole, ma i pesci sono subito usciti, perlomeno uno, magari adesso facciamo il cappotto spaziale, però non si sa mai. Quest'oggi americani e un po' di coreana. Sono partito subito invece che con terminali sottili, 0,22 fluorocarbon, terminale lunghissimo, 2 metri e mezzo. Direi che tutto sommato ha funzionato. A dopo ragazzi. E mezza, il sole inizia a calare del tutto e ci prestiamo a montare gli Starlight. Questo meraviglioso tramonto di oggi, fantastico amici, con quest'ultimo spiraglio di luce vi spiego un po' la montatura. Quest'oggi scorrevole, girellina portapiombo, una serie di perline, tubetti a far da ammortizzatore alla nostra girella, semplice moschettone e terminale lunghissimo, invece che portarci sotto con un terminale sottile, un terminale più lungo, su 2,5 metri, 3. L'acqua è ancora trasparente, quindi abbiamo bisogno ancora di aspettare un pochino che arrivi il buio. Eccoci amici, sfrizionata, ed è arrivata la seconda. Guardate che spettacolo amici da casa. Eccoci, 7:30, ormai sta venendo buio. Devo dire che per il 7 maggio, che è la data del mio compleanno, credo che mi comprerò una GoPro, perché tutte le volte che sono da solo nessuno può filmare, succedono queste cose. Vorrei rendervi partecipi di queste battute meravigliose ragazzi. Purtroppo oggi cercherò di fare quello che posso da solo e tutto sommato un'oretta e mezza di pesca sta andando bene, dai.
parliamo un po' di questa baia meravigliosa. Una baia completamente di sabbia, circondata da scogliera, quindi un po' l'habitat ideale per le orate che cercano rifugio e cibo tra gli scogli per poi spostarsi sulla sabbia. Siamo in un'area marina protetta di Portofino, quindi necessitiamo del permesso rilasciato dall'ufficio dell'area marina che si trova a Santa Margherita. Che dire, probabilmente uno dei posti più belli d'Italia che dobbiamo cercare in tutti i modi di preservare. Appena iniziato a far buio, anche questo saraghetto ci viene a far visita, che prontamente rilasciamo. Live catch and release, amici. Un po' di sano catch and release. Sette e mezza. Adesso, da quando è andato via il sole, i pesciolini sembrano essere scatenati contro i nostri americani. Sei lanci di seguito per controllare consecutivamente le nostre esche, aggredite probabilmente da qualche mormorina o saraghetti, come abbiamo visto in precedenza. Serata bellissima, amici. Spero di rendere giustizia e di farvi godere un po' anche voi di questa meravigliosa serata. Adesso ci fermiamo un secondo di numero. Ormai è buio, anche se l'acqua è completamente cristallina. Sostituiamo un attimo un americano che ci ha regalato tanto questa sera con una coreana flotterante. Lanciamo corto, vediamo un po' se qualche simpatico branzino si fa vivo. L'acqua è veramente chiara e non assicuro niente, però, come si dice, la fortuna aiuta l'audaci. Ecco quanto è durato in acqua il nostro flotterato. 12 secondi. Vi ricordate le tocche di 3 secondi fa? Ecco cos'era. Incredibile. Flotterato, coreana, 10 secondi in acqua. Bellezza di questo pesce. Aiuto, servirà un secchio più grande, amici. Situazione precedentemente mi ha un po' insospettito, hanno fatto una mezz'oretta veramente pesciolini anche a corta distanza, sui 40 metri, impazziti, e poi hanno smesso improvvisamente. Cosa mi ha puzzato un attimino, e abbiamo provato la matta col flotterato andando contro tutte le regole del flotterato. Stasera acqua trasparente, si vede a distanza di 100 metri. Abbiamo provato comunque, siamo stati premiati. Questa è la pesca, ragazzi, non ci sono regole scritte, dovete essere voi a saper leggere il mare e incrociare le dita, perché a volte la fortuna, come avete visto, ripaga. Stiamo entrando nella terza ora di pesca, abbiamo appena cambiato il nostro americano, aggredito probabilmente da un saraghetto, e niente, ci rimettiamo in attesa, amici. Ogni 20 minuti più o meno controllo la canna col flutterato, appena vedo che la coreana inizia a insaccarsi la cambio direttamente. Io sono un po' troppo preciso, ma preferisco presentare un'esca, visto che è già morbida, intera in acqua.
finita, che dire, bellissima battuta di fine marzo per chiudere in bellezza questo mese. La serata e il luogo oggi ci hanno regalato veramente tanto, un po' di esperienza, un po' di fortuna e abbiamo portato a casa il risultato anche stasera. Vi ricordo assolutamente di continuare a seguire gli aggiornamenti per quanto riguarda il video documentario che sta prendendo vita grazie a tutti voi e io vi ringrazio veramente di cuore, siete fantastici, siete in tantissimi, che verrà poi chiuso a fine d'aprile per poi essere presentato e pubblicato il 1° di maggio e reso pubblico a tutti amici. Io veramente vi ringrazio ogni giorno per le bellissime parole, per quello che fate e continuate così. Ci sentiamo presto e buona serata a tutti. Alla prossima.